In pratica la legge, la famosa legge del 2022, che consentiva ai comuni di prorogare le procedure per le evidenze pubbliche, cioè le procedure selettive per indire evidenze pubbliche, cosiddette gare, sono state prorogate in buona parte, diciamo in buona parte, in tutti i comuni costieri della Regione Abruzzo al 2024-2025. Riccardo Padovano, SIB Confcommercio, fa il punto della situazione sugli ultimi sviluppi di questa vicenda annosa. 19 comuni abruzzesi hanno optato per la proroga al 2025 per prepararsi per i bandi. Nella nostra regione sono 700 le imprese balneari e sul futuro incerto di queste imprese, di chi ci lavora e in via investito, insiste Padovano, che chiama tutti all'unità e fa un appello alla politica. Non è per noi un momento di vittoria, per noi un momento di riflessione, perché non a caso avere questi titoli così ibridi di fronte a queste iniziative amministrative, senza che esse hanno alle spalle un vero e proprio indirizzo politico, cioè un decreto legge che si chiama cosiddetto decreto attuativo, che consente poi ai comuni di indire le eventuali gare. Tengo a precisare però che nella nostra regione Abruzzo buona parte delle concessioni hanno avuto un atto consolidato, che la scadenza non è il 2025 ma ben oltre. Detto questo, comunque, non è che per noi questo diventa uno strumento di garanzia, per noi è uno strumento intanto è nelle nostre mani, ma è la politica a livello nazionale, il governo italiano che a livello nazionale deve mettere fine a queste incertezze politiche. Padovano si rivolge direttamente ai parlamentari e al Presidente del Consiglio per una riforma che sia celere e certa. Appena approvata questo benedetto decreto mille proroghe, finisca questa querelle dell'approvazione del bilancio, attivi da subito una riforma vera per le concessioni demaniali marittime.